Premetto che questo video non volevo farlo, ma non so se ricordate, qualche giorno fa ho portato l'unboxing di uno spazzolino elettrico, ovvero questo qui di Gloridea. E come qualcuno di voi saprà, gli spazzolini elettrici rispetto a quelli manuali sono migliori perché migliorano l'igiene, migliorano soprattutto la pulizia. Io ho acquistato uno spazzolino elettrico sonico a circa 21 euro. Non mi aspettavo granché, ma in questi giorni provandolo mi sono trovato veramente bene e quindi ho pensato di farvi una recensione per vedere meglio questo spazzolino e perché mi sono trovato bene. Adesso direi di vedere che cosa c'è dentro la confezione, ma nell'unboxing precedente qualcuno di voi già l'ha visto e ovviamente vi racconterò come mi sono trovato, ma questo subito dopo la sigla. Vi mostro adesso la confezione e il contenuto, vedete, molto semplice, con scritto Gloridea, e appena aprite troverete il vostro spazzolino, due ricambi e un piccolo regalo. Ci sono anche le istruzioni disponibili in lingua italiana, un foglietto per vedere il sito e il caricatore per ricaricare la batteria ricaricabile. Perché è buono questo spazzolino elettrico sonico? Perché ci mettono a disposizione due testine di ricambio e per 6 mesi staremo a posto, perché in teoria queste testine bisognerebbe, per questioni di igiene, cambiarli circa ogni 2 mesi, quindi essendo 3, per 6 mesi ci troveremo a posto. Poi se in futuro continueremo a utilizzare questo spazzolino avremo modo di comprare ricambi che su Amazon non costano neanche tanto. Se li trovo ve li lascerò qui sotto in descrizione. Per quanto riguarda il regalo, eccolo qui, è un accessorio che mi avete anche spiegato nei commenti precedenti. Alla fine, da quanto ho capito, si attacca allo spazzolino e fa un po' da filo interdentale, solo che è fatto in questo modo. Eccolo qui, abbiamo il tappino che dovremo togliere e abbiamo qui dietro il foro per ricaricare lo spazzolino. Il produttore dichiara 4 ore di ricarica ed effettivamente ci ho impiegato 4 ore per ricaricarlo e potrete utilizzarlo per una ventina, una trentina di giorni senza doverlo ricaricare. Ovviamente poi dipende quanto lo utilizzate. Qui abbiamo il tasto di accensione che attiva fino a 5 modalità. Abbiamo la modalità sbiancamento, pulizia, denti sensibili, lucidatura, se così vogliamo dire, effetto massaggio. Ogni 30 secondi vi avvisa di cambiare la zona di pulizia. Si spegne automaticamente dopo 2 minuti, perché è il tempo medio che ci vuole per fare una buona pulizia dei denti. Adesso se io lo premo, vedete, si accende qui il LED che ci permette di capire la modalità. Se io adesso lo ripremo si spegne, ma se io continuo a premerlo, vedete, cambia modalità polish e massaggio. Questa è la modalità che io chiamo anche sirena, non so se si sente, ve la avvicino al microfono. A questo punto direi di andare a fare un piccolo test. Premetto che non sono un dentista, non sono uno specialista, quindi quello che vi dirò in questo video magari è tutto sbagliato, ma vi dico quello che io faccio adesso con questo spazzolino. Allora, prima di tutto non accendetelo subito dopo aver messo il dentifricio, perché sennò dopo vostra madre o comunque vostra moglie vi ucciderà perché sporcherete tutto il bagno. Dovete prima mettere una piccola quantità di dentifricio. Ecco, io forse ne ho messo un po' troppo. Ok? Magari potete pure mettere un po' d'acqua per spiaccicare un po' il dentifricio. Ok? Non preoccupatevi di bagnarlo, che tanto è impermeabile. L'ho sciacquato tutto, io ogni giorno lo sciacquo tutto, lo lavo e per adesso non è successo mai niente, perché si tratta di uno spazzolino impermeabile, che poi in realtà io sto guardando lì, però in teoria vi dovrei guardare di lì, perché adesso la fotocamera sta puntando sullo specchio, infatti vedete, non è che ho qua, ho 10.000 mani, è lo specchio quello. Ok, adesso il dentifricio diciamo che non è proprio posizionato correttamente, però giusto per farvi vedere, posizionate il dentifricio e adesso potete accenderlo. Ok, adesso ha finito, mi sciacquo un po' la bocca e come avete visto è stato molto molto semplice. Per quale motivo? Perché è stato sufficiente appoggiare
lo spazzolino nella parte esterna sotto il dente e poi nella parte interna. Lui pulisce fino a 4 zone, trattandosi di 30 secondi fino a 2 minuti, quindi avete modo di pulire la parte destra in alto, la parte destra in basso e stessa cosa nella parte di sinistra. Ovviamente lo specchio Reef, non so bene sulla fotocamera se è corretto sinistra e destra. Comunque, la pulizia è molto semplice. Per quale motivo? Perché vi basta semplicemente far passare lo spazzolino, non dovete né premere troppo né muovere voi lo spazzolino, basta che lo fate passare e lui pulisce. Se poi la modalità magari non vi piace, potete passare a quella sensitive che pulisce allo stesso modo ma con più delicatezza. Dopo aver fatto la pulizia dei denti, cosa potete fare? Potete aprire l'acqua, sciacquare lo spazzolino sotto l'acqua. Dopodiché potete semplicemente appoggiarlo e utilizzarlo la sera o la mattina successiva. Cosa posso dirvi in conclusione di questo spazzolino elettrico? Che mi sto trovando veramente bene. In questi giorni ho constatato effettivamente dei miglioramenti anche per quanto riguarda la bianchezza. Vedo che sono più bianchi e ogni volta che lo utilizzo è quasi come uscire dal dentista. Si ha quella sensazione in bocca di pulizia che si ha praticamente quando si esce dal dentista. Per questa ultima affermazione non vale solo per gli spazzolini di Gloridea, vale per tutti gli spazzolini elettrici che trovate nel commercio. Però cosa di interessante è questo spazzolino di Gloridea? L'ho pagato meno di 25 euro, ha 5 funzionalità, è impermeabile, abbiamo due testine di ricambio più quell'accessorio che ci permette una migliore pulizia tipo filo interdentale, abbiamo il tappino che in realtà non so se è tanto igienico il tappino, questo scrivetemelo qui sotto voi nei commenti. Ci danno il cavo di ricarica per utilizzare. Per quanto riguarda invece i materiali, considerato il prezzo, pensavo peggio, invece sono fatti veramente bene. Oltre al fatto che sono impermeabili, sono fatti decisamente di materiali non proprio scaccioni. Detto questo, troverete il link per acquistare questo spazzolino elettrico qui sotto in descrizione, se riesco anche i ricambi, e aspetto i vostri commenti. Non dimenticatevi di lasciare un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per non perdere le prossime video recensioni, seguitemi su Facebook, Instagram, Telegram per non perdere i prossimi aggiornamenti, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!